what's also so interesting is that here you see it quite well. Allora, questa qui è una piccola parte, no, dello Chardonnay, ed è nella vigna un pochettino più vecchia che abbiamo adesso qui in fattoria. Quindi cominciano ad esserci meno piante, le piante cominciano ad essere un po' troppo vecchie. Abbiamo iniziato le vendemmie e si è iniziato come sempre dalle varietà più precoci. In questo caso siamo sullo Chardonnay del Ronco e diciamo che si presenta un'uva abbastanza sana, abbastanza regolare, diciamo, nonostante che la stagione sia stata piuttosto complicata, no? Un po' sole, qualche pioggia, che però hanno valorizzato bene il prodotto. C'è qualche scottatura, ma alla fine siamo molto contenti. E in questo caso lo Chardonnay diciamo è uno dei vitigni più precoci, quindi è uno dei primi che vengono raccolti e si prevede comunque un'ottima qualità, perché il prodotto è sano, ben maturo, valorizzato e siamo pronti, insomma, per portarlo a casa. La vigna vecchia, il prodotto in genere viene molto molto buono. Aspetta. Basta, vai. Allora, l'uva è perfettamente matura e anche i vinaccioli hanno la consistenza legnosa, quindi siamo proprio nel momento migliore per raccogliere. E diciamo che siamo stati benedetti dalle ultime piogge, perché dopo un periodo piuttosto siccitoso le piogge degli ultimi 10 giorni hanno finalmente portato alla giusta maturazione l'uva, rigonfiando l'acino e creando il succo necessario per poter fare un ottimo vino. E la qualità anche organolettica all'assaggio di questa uva è veramente veramente buona, quindi ci si può aspettare un ottimo prodotto. Una curiosità è quella che la vendemmia dello Chardonnay è forse una delle vendemmie più impegnative, perché diciamo sono grappoli piccoli, sparsi, quindi bisogna andarli a cercare, e anche la raccolta, diciamo, come resa di raccolta è abbastanza lenta, però poi alla fine il risultato è sicuramente eccezionale. Son bella caste pura, son bella caste pura, la dote va Come è?